Ciao a tutte ragazze, prima è arrivato Bartolini con questo pacco e lo volevo aprire insieme a voi. È una spedizione che ho ricevuto da VoPlus su un ordine che avevo fatto la scorsa settimana. In questo sito vendono tutto per animali, quindi adesso proviamo di aprirlo senza massacrarsi possibilmente e vi faccio vedere che cosa c'è al suo interno, le cosine che io ho comprato per i miei amici pelosi. Se volete vedere i miei amici pelosi vi rimando al video, al video tag che ho pubblicato ieri, sia sul micio sia sul cagnolino, cagnolone che cagnolino. Allora, eccoci qua. Allora, sistemiamo un attimo, farvi vedere che ho fatto insieme a voi. Innanzitutto qui c'è la bolla, il riassunto dell'ordine e la fattura. Ho speso 34,29 euro e adesso vi faccio vedere quante belle cosine che ho comprato. Allora, ho preso un pacco di Royal Canin Urinary Care. Adesso saranno quelli quelle qua sotto per il micio. Eccolo qui, Royal Canin Urinary Care, sono dei croccattini in confezione da, cosa sono questi? 400 grammi e dice che danno benefici al sistema urinario in 10 giorni e con questa confezione un gatto medio dovrebbe mangiare minimo 7 volte. Comunque 4 etti il mio mangia sia l'umido che i croccantini, io vado occhio, gliene metto un po', lui li avanza sempre, quindi insomma gli dura abbastanza. Ecco, vede, dice che da 3 kg a 6 kg si va da 45 grammi a 75 grammi di prodotto, invece se vogliamo tenerlo un po' in linea dai 36 grammi ai 54 grammi a seconda insomma di quanto è grande il gatto, e se ha bisogno di ingrassarsi si deve stare un po' a stecco, come si suol dire. Questi li ho pagati 5,49 euro. Poi ho preso sempre della Royal Canin, questi si chiamano sterilizzati, boh, non so come si legge, comunque per i gatti sterilizzati dai 7 anni in su, Rambo ha 10 anni, quindi in attesa di poter prendere quelli che si chiamano mature, una cosa del genere, che è dai 12 anni in su, lui ha 10 anni e mezzo, per il momento mi ha detto il veterinario posso continuare tranquillamente per questo. Lui è sterilizzato, quindi appetite control, perché dato che è un gran mangione vediamo se riusciamo a tenerlo un po' in linea in modo che non si ingrassi troppo, anche perché Rambo è un gatto piccolo di taglia, perché è un gattino piccolo come dimensioni, però pesa 4,750 kg, quindi insomma non è mica magro, però è un bel tortellino come dico io. Poi cosa ho preso? Ho preso anche quest'altra marca che si trova anche al Bennett, io l'ho vista anche al Bennett, la Purina One Senior 7+, anche questo per gatti anziani. Questa marca la trovate anche nei supermercati, ma dalle mie parti non riesco a trovare il Senior 7+, trovo il Maturity, trovo altre gatti, quelle per i kitten, per i gattini piccoli, ma questa Senior non lo trovo, allora ho deciso di comprarlo qua, anche se questo secondo me è più conveniente al supermercato rispetto qua sul sito. Questo sono 3 confezioni da 800 grammi, quindi una bella bustona di 800 grammi, bella grande. E dice praticamente che per un gatto dai 4-6 kg deve mangiare 55, da 7-11 anni deve mangiare 55 grammi, tra i 55 e i 85 grammi, quindi vi durano un bel po' anche queste cose. Come se mangiate solo per cantini, se poi vi mettete in mezzo anche l'umido vi dura sicuramente molto di più. E ne ho prese 3 confezioni perché c'era il prezzo conveniente per noi. Queste 3 confezioni, tutte e 3 insieme, costano 12,99 euro, quindi prezzo top. Poi, qui è rimasta solo un'altra cosa, che ero qua dentro, perché sennò non ci stiamo più.
sul tavolo. E come ultima cosa che ho comprato sono queste scatolette della Chesir, vedete nella confezione di latta da 85 grammi, ne ho comprate 6 tonno con filetti di pollo e altre 6 con filetti, solo filetti di pollo, costano 99 centesimi. Io all'Isola dei Tesori, per Coop, altri posti insomma dove li vendono, supera abbondantemente l'euro, l'euro 10, l'euro 14, almeno dalle mie parti, quindi 99 centesimi l'una è un buonissimo prezzo. Calcolate che io l'ho presa sciolta, quindi una 99 centesimi, ma se comprate la confezione da 12 o da 24 c'è un ulteriore sconto, costano molto meno, però le confezioni sono miste, il mio mangia solo il pollo e poco altro, e quindi non mi sono sentita di rischiare per poi doverle dare via, insomma. Quindi tutta questa spesa, riepilogando: un pacco di Royal Canin per le vie urinarie, 6 confezioni di Chesir, una confezione di Royal Canin 7 più Appetite Control, altre 6 scatolette di filetto di pollo e una confezione, un kit da 3 confezioni da 800 grammi di Purina One Senior, in tutto pagato 34,29 euro, mi hanno fatto quindi anche lo sconto, uno sconto programma risparmio. Io praticamente a inizio anno ho pagato, adesso non mi ricordo quant'erano, ci sono vari scaglioni, faccio un esempio con dei numeri a caso, io prevedo di spendere tot in un anno, quindi pago a Zoo Plus 3 euro, 2,50 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro, ma sono cifre basse, non cifrette piccoline, in quest'ordine le pago questo prezzo per poi avere tutte le volte che ordino lo sconto del tot per cento sui miei ordini, per sempre, sempre, per tutto l'anno, dipende per quanto lo fate. Quindi io solo con questo ordine ho risparmiato un euro abbondante, non sono tanti, però un euro oggi, un euro domani, io comunque qui compro bene perché i prezzi sono convenienti. Ho la possibilità di accumulare dei punti con i quali posso avere anche cibo in regalo, non comprare per forza un regalo, un giochino, un collare, una pallina che il mio gatto o il mio cane non vogliono, magari non, che so che loro non utilizzerebbero. Posso prendere anche un pacco di brocantini o qualcosa, ma hanno dei bellissimi regali, anche delle cucce, delle cose molto belle. Quindi già risparmio questo programma, questo kit, questo sconto, programma. Si chiama sconto programma risparmio. Poi risparmio perché carico i punti, posso scegliere quello che voglio, anche un regalo quindi alimentare, e in più i prezzi sono convenientissimi, quindi risparmio anche su quello. E altra cosa non di minore importanza è che se si superano i 35 euro di minimo ordinario, di minimo dell'ordine, non si pagano le spese di spedizione. Io ho speso 34,29 euro, non le ho spese, perché 35 euro sono sul totale dell'ordine. Quindi lo sconto che loro mi hanno fatto, che erano 30, in tutto io avrei speso 35,40 euro per dire, loro l'euro che mi hanno scontato me l'hanno tolto dal totale dell'ordine. Questa è una cosa molto importante, molte ditte non lo fanno. Se trovate molti siti tipo minimo ordinabile 60 euro, sì, ma sono 60 euro più l'IVA, oppure se avete un coupon non ve lo considerano i 60 euro, dovete spendere un coupon da... non so, da 20 euro, il minimo reale è 60, ne dovete spendere 80, perché se no non ve lo considerano, e questo secondo me non è una cosa tanto, non dico che non sia seria, non sia una cosa seria, però loro lo fanno in questo modo che vi ho detto, e quindi è super 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 approvato e super serio. Se sono 35 euro, cioè si fa prestissimo a raggiungere 35 euro, magari avete un'amica, fate un ordine insieme, comprate invece di comprargli tutti i mesi da mangiare, fate con me una bella scorta, un bel pacco per un mese e mezzo, due, siete a posto, avete risparmiato. Quindi comunque vedete voi, ci sono delle cose molto carine su questo sito. Io mi è venuta l'idea così all'improvviso di farvi questa recensione perché è arrivato il corriere proprio nel momento in cui io stavo registrando il video Get Ready With Me, e quindi ho approfittato, insomma, che avevo già tutto pronta la mia impalcatura e registrazione per fare anche questo video. E per quanto riguarda le scadenze, non preoccupatevi ragazze perché hanno delle scadenze molto lunghe. Io questo, per esempio, questo pacchettino, vedete, scade a gennaio 2017, quindi c'è ancora più di un anno per consumarlo.
Comunque, se avete poi dei problemi, potete tranquillamente chiamarli, loro sono disponibilissimi. A me è capitato purtroppo di ricevere un pacco di confezione da 24 di Chesir in gelatina e trovarne più della metà con la latta schiacciata. So che è un... allora, parliamone, nel senso che erano utilizzabili perché era solo una questione di scatoletta ammaccata, però queste scatolette all'interno hanno una, non so bene che cosa sia, comunque è tipo una smaltatura bianca dentro. Mi diceva un'amica che questa smaltatura è un derivato del vetro, una fibra di vetro, quindi a me non mandava l'idea di dover dare al mio gatto una scatoletta che all'interno potesse avere, magari dove è schiacciata dentro si vedeva che rientrava la confezione, rientrava in contatto col cibo, quindi anche se toccandola non si sentiva che si fosse rotto niente, io dico no, non voglio rischiare di mandare al mio gatto una cosa del genere. Io l'ho pagato per buona, la voglio buona. Li ho contattati e loro mi hanno detto, cioè mi hanno detto sicuramente che me li avrebbero cambiati, ma di stare tranquilla che questa confezione schiacciata non era pericolosa, non avrebbe contaminato il cibo al loro interno. Io mi sono resa disponibile a ridargliela indietro perché assolutamente io non volevo darle al mio gatto, e loro mi hanno consigliato di, una volta aperto, se il cibo era comunque non, se la confezione non si era rotta, di poterlo utilizzare lo stesso, e se proprio proprio non l'avrei voluto utilizzare io, di donarlo a un gattile vicino a casa, o insomma sono anche molto, è stata anche una bella idea insomma da fare. No, cioè, poi dopo naturalmente si apre il capitolo di dire non lo do al mio, secondo te lo do un altro, cioè mica voglio abbassare l'altro gatto. Comunque dai, lasciamo perdere questo discorso, tutto per dire che sono molto molto disponibili, se c'è qualcosa rispondono. Io credo che la ditta sia, cioè il materiale arriva da Milano, Pozzuolo Martesana, provincia di, sì, provincia di Milano, ma la sede della società è a Monaco di Baviera. Infatti a volte sulle scatolette, io compro spesso anche quelle della Gourmet, sulle scatolette, quelle che trovate al vendere della Gourmet c'è scritto in italiano, invece in quelle c'è scritto credo in tedesco, sì, insomma c'è scritto in tedesco. Comunque, ma noi non ci cambia niente, insomma, da dove arriva il materiale, basta che sia originale, insomma, che non ci siano contraffazioni. Approfitto, ho terminato il video, approfitto solo di dirvi una cosa velocemente. Sentivo l'altro giorno per televisione una gran polemica in merito al fatto che gli italiani comprano molto online da siti che non hanno la sede in Italia, e quindi favoriamo noi acquirenti, favoriamo le ditte estere rispetto a quelle italiane. Allora, qui potremmo starci a parlare una vita di questo discorso. Facciamoci un esempio, lasciando stare Zooplus, Privaglia, adesso sinceramente non so io dove abbia la sede, come funziona, lasciamo stare dove ha la sede. Io vorrei parlare della differenza tra comprare da un negozio sotto casa e comprare qui su questi siti, indipendentemente dal fatto che siano in Italia o no. Allora, facciamo l'esempio che sono in Italia, perché la polemica era proprio sul fatto che si stanno penalizzando i negozi acquistando online. Allora, la gente chi fa questi commenti si deve anche rendere conto che, cioè, non è che abbiamo uno stipendio, con quello dobbiamo vivere, secondo me, e di conseguenza io perché devo andare a spendere il doppio da un'altra parte quando su un sito posso risparmiare? Perché devo andare in un negozio a comprarmi, facciamo l'esempio di Privaglia, una borsa della Borbonese, pagarla 200 euro quando su Privaglia la pago la metà? Punto interrogativo. Io ho comprato anche borse a un certo costo in negozio perché magari la volevo subito quell'anno, non volevo aspettare, oppure c'è la cosina particolare che ti piace in negozio, la compri lì.
ma adesso anche sul cibo degli animali, per esempio. Perché devo pagare una scatoletta della Gourmet 65 centesimi, 67 centesimi all'ipercop e se la ordino qui la pago 40 o 44 centesimi l'una, ce ne viene una gratis ogni tre. Quindi fatemi delle domande, ragazzi. Cioè questi, come fanno ad avere questi prezzi? La gente, secondo voi, dove compra? Compra dove spende meno, a parità di qualità. Cioè, io non voglio dire... Perché poi c'è anche la polemica di, invece di, anche sull'abbigliamento, di aiutare il negozietto di paese o di città che vende un prodotto made in Italy, un paio di pantaloni made in Italy, che costano, non so, 100 euro, non so, mi è capitato di comprare un paio di pantaloni della Sexy Woman, 119 euro in negozio made in Italy, va bene, mi sta benissimo. Li ho da tanti anni, sono ancora bellissimi, e dall'altra parte c'è il negozietto cinese che un paio di pantaloni simili, ma solo dal punto di vista estetico, simili, costano 10 euro. Allora, c'è chi se lo può permettere di comprarli nel negozietto, c'è chi di principio dai cinesi non compra, io solitamente non compro dai cinesi, ma non perché abbiano roba fatta in Cina, cioè perché preferisco magari comprare dal negozio italiano che vende merce italiana, però la gente si deve anche rendere conto che lo stipendio è quello e quindi se c'è la persona che non ce la fa arrivare alla fine del mese, vuole comprarsi lo stesso un paio di pantaloni anche con il rischio di dirlo metto tre volte quando è ora di rilavarli li butto, cioè questa è una scelta che abbiamo ognuno di noi, secondo me non è neanche tanto colpa dei prezzi dei negozianti. Facciamo questo appello ai politici, al governo. Le ditte vengono troppo tassate, cioè non è possibile che arrivino delle tasse così esorbitanti, tipo, non so, una ditta che vende maglioni, non so, deve pagarsi 2000 euro di tassa del pattume perché fa un sacchettino. Cioè, le scarpe o il maglione glielo dai, dove glielo dai? Cioè, non, faranno una sportina, sì e no, ma perché dobbiamo pagare tutte queste cifre? Se questi cavolo di commercianti avessero meno tasse da pagare, probabilmente ci farebbero anche un prezzo migliore. Quindi io non mi sento di penalizzare le persone che hanno dei negozi commercianti che vendono. Cioè io li capisco e dico arrabbiamoci con lo Stato, no? Che ci ipertassa, e, ma questo anche per i privati, scusate se parlo da un argomento all'altro, ma mi vengono mille idee, anche per i privati è la stessa cosa, non è possibile che io debba essere così tassata anche sullo stipendio, io capisco che poi da lì vanno a attingere tutti i vari servizi vari, però... Se avessimo uno stipendio un po' più decente, probabilmente l'economia girerebbe di più. Se le cose costassero meno, probabilmente la gente farebbe girare di più l'economia, nel senso comprerebbe di più. Cioè, se la gente non ha soldi, non compra. Se la gente non lavora, non spende. Sembra quasi che i nostri politici, scusate lo sfogo, ma oggi mi ha preso sta vena qui, sembra quasi che più studiano, meno ci arrivano. Perché fanno tutte queste gran politiche, tagliamo l'IMU, tagliamo qui, tagliamo là, va bene, tagliamo lì, ma poi ce la mettono in quel posto lo stesso perché poi ci infilano una tassa da un'altra parte. Quindi non so più neanch'io che dire, cioè ognuno si farà i conti in tasca per sé, insomma. Comunque questa era una piccola, mica tanto piccola, parentesi per dire che insomma ragazzi se c'è modo di risparmiare senza rinunciare alla qualità nel caso del mangiare per i gatti o i cani o qualsiasi altro animale volete, secondo me questo è un ottimo risparmio. Poi non voglio entrare nel merito di dove la producano, dove queste ditte paghino le tasse, perché a questo punto a me non me ne può fregare di meno. Lo so che non è un discorso molto
forse maturo, però voglio dire, cioè alla fin fine, cioè qua dobbiamo vivere, quindi io a parità del prodotto di marca lo compro dove mi pare. Questo volevo proprio farglielo sapere a tutti quelli che hanno trovato le polemiche sui telegiornali, dappertutto. Chi si è lamentato si deve rendere conto che la gente ha quel budget e quel budget più di quello non può spendere, quindi se non vuole rinunciare al prodotto di marca lo comprerà dove lo trova a un prezzo minore. Se invece una persona, perché ci sono tanti anche di questi, preferisce comprarlo non di marca e comprarlo da una ditta cinese che ammazza la manufattura italiana, non glielo puoi impedire. Se lo vuoi fare lo fa, se non, cioè, io. E poi bisogna anche dire una cosa, io ho fatto un giro al mercato, io solitamente vado, cioè due volte alla settimana al mercato nella mia zona, un giorno dove ci sono solo espositori italiani e uno dove praticamente ci sono solo i cinesi, e devo dire che per quanto riguarda il mercato inteso come esposizione proprio di merce, insomma, nelle bancarelle cinesi vedi degli articoli, alcuni che sono veramente orrendi, però altri modellini che sono, cioè si può trovare qualcosa di carino spulciando qua e là. Io solitamente non li compro, però mi rendo conto che a volte nei negozi, poi c'è una gran tristezza anche poi nei negozi dove vendono roba italiana, a volte cerchi quel particolare, quella tal cosa che i negozi italiani non la riesci a trovare, e poi secondo me ci sono anche certe marche che esagerano un pochino sul prezzo, perché non è possibile che ci sia solo perché c'è una certa marca una maglia, cioè a me è capitato di vedere delle magliettine, t-shirt con tre brillantini in croce solo perché sono della tal marca, non voglio nominarla, che costano 80-90 euro, insomma dai, diciamoci, cioè, io mi è capitato di spendere parecchio in una maglia, magari estiva, sapete che insomma, in una t-shirt tutta lavorata, brillantinata, lavorata a mano, con le paillette, ma lì c'era una lavorazione dietro, non era di una gran marca, però il lavoro, cioè, li valeva secondo me quei soldi lì. Anche che dopo che l'ho lavata e rilavata, insomma, ho avuto la conferma che sono stati soldi ben spesi. Però ci sono delle marche che secondo me esagerano un po' sul loro nome. Poi se calcoliamo che però dopo, dall'altra parte, calcoliamo che ci devono pagare delle tasse stratosferiche, già ci siamo risposte perché lo facciano. Comunque, chiusa parentesi, Zooplus, se lo volete provare, lo trovate su internet, vi posto qua sotto il loro link. Ciao a tutte!